Questa live è stata offerta da NordVPN, un utilissimo servizio di cyber security per chiunque voglia navigare in modo facile, veloce e soprattutto sicuro. Con NordVPN potrete anche mettere, ad esempio, al riparo tutte le vostre password custodendole in un unico posto, nonché, come sto facendo ampio uso in questa stagione competitiva, prenotare alloggi e voli magari a prezzi vantaggiosi e non solo per i tornei Pokémon. Prova NordVPN a questo link o al primo link pinnato in descrizione ed otterrai uno sconto per noi della community con un piano biennale più 4 mesi extra da potersi giocare su ben 10 dispositivi diversi, con la possibilità di poter essere soddisfatti o rimborsati in 30 giorni. Ma adesso, buon video! Eccoci qua. Buon pomeriggio, buonasera! Con il mio occhiale nuovo, ragazzi, benvenuti! Ciao Enrico, ciao Alice Schippante, Wolf Dragon, che è sempre il primo, Delpi, quarto mese. Come state? Ciao Allog, Sticla, settimo, Marvottolo. Grazie Ticla. Schippante Enrico. Come state, bimbi? No, Pardo, speriamo nella super maratona. Non ha preso il titolo. Non ha preso il titolo. Quanto ho sofferto riguardando il VOD. Lo dia a me. Vabbè. Almeno abbiamo l'opportunità oggi di poter... Di potercela fare. Ciao Trax, grazie del Prime. Aio. Benvenuto, grazie mille, grazie mille. Ma quel pazzo di Sedonia ha detto che usa Terapagos Packs di Escolin. Sedonia sta parlando veramente troppo, ora mi fa incazzare, eh. Cioè, non ha capito che bisogna che stia anche un pochino a court, Madonna delle Rose. Cambia team tutti i giorni, io non capisco più veramente, fa come cazzo vuole. Ciao Blackwoods, dove gli occhiali del Pardo? Ragazzi, questi occhiali me li ha mandati un caro amico di voi, che ha un'ottica in Puglia, che ha visto le live che soffrivo con gli occhi appiccicati, ok, mi ha mandato gli occhiali antiluce blu, cioè io una roba gradati, pazzesco. Io infatti sono basito, non avevo capito che mi li regalava, cioè pensavo fossero gli occhiali così antiluce blu, cioè, mi ha fatto gli occhiali così, io infatti non so come fa a sdebitarmi perché... Ciao Priscilla, buonasera, ciao Blackuns, il Vincio, buonasera, buonasera, quanti volti nuovi, che bello, che bello, che bello. Ciao Gabri, 19, Trenos, gode, ha avuto un occhio di riguardo per te. Bene, faccio finta di non aver letto questo commento, Wolf Dragon, però solo perché sei te, eh. Ciao Saki, grazie dell'abbonamento regalato, grazie mille ragazzi. E manca sempre meno a Stoccolma. Oggi un po' di pubblicità se la merita. No, ma infatti assolutamente, ragazzi, cioè, ora poi mi informo bene su... Anzi, c'ho il biglietto da qui. Un po' di pubblicità, giustamente. Allora, eccolo qua. Ottica Books. Esatto. Pazzesco. Mi ha dato anche la garanzia. No, io... Numero 1. Va bene, allora noi stasera... No, Dux, per l'amor del cielo. Books. Biu. Oggi giochiamo Sole. Anzi, fatemi caricare il rental. Stoccolma è l'11 e il 12. Ma Stoccolma dove si può seguire? C'è un modo canale, scusate l'ignoranza. Caro Delpi, Stoccolma la streamiamo su questo canale, anche se io sarò laggiù, ok? Verrà comunque streamata, come molti dei regionali che abbiamo streamato questo anno, qua dal nostro casting. Con Della Pasqua, Diddy, Verazza, Nencini, Amendolea, quindi seguirete tutto qui, cari ragazzi, seguirete tutto qui. Allora, il team lo abbiamo caricato, io giocherò il team di Derbeste con una piccola modifica, team Coraidon, molto aggressivo, forse anche adatto un po' al Battlespot, forse anche un po' conosciuto, ma insomma staremo a vedere, rinominato per l'occasione De
bestie. Vediamo un po'. Grazie Tosco Polacco per il decimo, che fa progredire il nostro treno. Oggi non siamo di maratona. Ieri, ragazzi, vi voglio ringraziare. Avete fatto una roba fuori di testa, perché a parte il numero di abbonamenti, ma le presenze, insomma, abbiamo toccato anche 1250, una roba che, insomma, per quel che facciamo è tanta robina. Io quindi vi ringrazio veramente dal profondo del mio cuore, perché è stata una grande soddisfazione, figlia anche forse frutto di tanto lavoro, di aver, come dire, battuto tanto l'argomento, di aver mantenuto una cadenza anche su YouTube importante, insomma. Quindi grazie veramente, ragazzi, fatevi un applauso. Grazie mille. Noi ripartiamo dalla posizione, ora l'andiamo a vedere. No, questo è il team The Der Beste, l'ha rinominato. Io quasi quasi partirei già. Noni, abbiamo perso una posizione da qui che ho fatto la storia Instagram. Infatti, andiamo. Questo è un team che ho giocato veramente poche partite, ma noi ci proviamo. Pronti? La partita di ieri, Francesca, com'è andata? Abbiamo vinto con bomba a 17 secondi dalla fine di Francesca. Quindi è stata la clutch player. Quando ha tirato da 3 a 17 secondi dalla fine, io mi sono sentito morire dentro. Ho messo un quarto d'ora quel tiro di arrivare al canestro. Suzesh, giocatore spagnolo molto forte. Grandissimo, sì, no, infatti è stata veramente forte. Allora, noi qui a cosa dobbiamo stare attenti? A Tornados, lo Shifu. Grazie Schippante per i due, che ci porti a livello 2. Carriate lo sto treno. La chat. Sì, va messa la chat, ragione. Allora, io penso che potrei fare così. Ho sbagliato. Così. Io penso che quello sia un... Io penso che quello sia un Terapagos Pex. Ciao Gennaro Bullo, grazie del 30. Si parte con una partita molto difficile, perché Suzesh, io ho già sentito, è un giocatore spagnolo forte. Chi è, cazzo? È conosciuto lui. Si parte col botto. Tornados Flutter, ok. Bene, Tailwind Dazzling, GG stretta di mano. No. Grazie Schippante, sei un tesoro. Grazie Bullo. No, che fa Raindance va bene. Però se mi fa Raindance... Jesus Jimenez, l'ho già sentito, lui è forte. Matchup neanche troppo...
non è un matchup brutto. Se fossi Derbeste sarebbe facile. È che non lo so giocare questo team. Cioè, non ancora. Lo impareremo nel corso della live. Godo, immaginavo. Infatti metto Coraidon in lead qui per... Ah, lui è comunque booster energy. Crit e drop, dai. Ok, perfetto. Considerate che Tornadus sarebbe morto senza drop. Noi avremmo avuto il sole per tutta la partita. E soprattutto adesso avremmo avuto un Among Us pronto a sporare, perché lui non avrebbe avuto taunt. Perfetto. Crit e drop subito, pronti, via. Ale, cari ragazzi. Ale, ale, ale. Crit e drop. Io non ho parole. Ora lui ha Blitzwing Storm barra taunt. No, ragazzi, io... Cioè, prima partita, eh? Prima partita. Cioè, io non so, veramente. Io non me ne capacito. Io non me ne capacito, ragazzi. Io non so, veramente, non... Io non me ne capacito, ragazzi. Io non... Crit e drop. Ciao Giuliano! Eccolo lì, il nostro ottico. È lui! E niente, raga, lui ora ha messo Tailwind, avrà la specs, mi scopa. Cioè, non è che è molto difficile la situazione. Se Tornadus era morto, non aveva messo Tailwind. Gli ero messo da 10. Da 10, ragazzi! Allora, è booster speed. Immagino abbia taunt. Io non faccio spora. Sia Taunt che Protect. Certo, Allox. Taunt, Protect, Icy Wind, Moonblast. Niente di... Niente di nuovo. È Booster Speed lui, ragazzi. Non mi mette Terapagos sapendo che posso fare Spora se non ha Taunt su Flutter, raga. Ok, perfetto. È che tanto è specs. Madonna, se avessi fatto spora. Se avessi fatto spora. Pardo sopravvaluto di Battles. No, ma lui è uno che tecnicamente sa anche giocare.
No, è gestibile se non ti sculano occhiali. Io non so se lui c'ha Dazinglim. Perché se non ha Dazinglim, io entro di Coraidon e faccio follow me. È l'unica. Non abbiamo altre scelte. Però Booster Speed, Moonblast, Dazinglim mi sembra veramente una cata, però. Allora. Carica e levarmelo dal cazzo. Posso fare nitro. Ottimo. Prendiamo Terra Cluster single target, però. Ragazzi, ve lo giuro su Dio, se non mi droppa turno 1 la vinciamo, lo avevamo di Dao Ben. Leggiamo 8 PS. Ciao Bresaolo, grazie il 52. Se faccio Flebitz muoio, capito? Ragazzi miei, e noi siamo max speed. Subito tensione, si gode. Il plan era giustissimo. Ma poi crit e drop, quindi ci ha anche portato in range di Blinkinstone. Il nostro Flutter e max speed. Cosa abbiamo recuperato? Cosa cazzo abbiamo recuperato? Contro un bel giocatore, peraltro. Nonostante una sculata incredibile.
può vivere così, ragazzi. C'ho il battito a 2000 per un batterspot. Tu immagini, vado a un finale mondiale, quelle 4 ore dove mi mettono nel retrobottega. 4 infarti mi viene. La prima finale mondiale che non si gioca, perché è uno dei due finalisti è morto. Cosa è successo alla Switch? Cosa è successo alla Switch? Ciao Shadow. Grazie. Beh, ti dovevi fare i cazzi tuoi. Ah, quindi rimane così. Io se chiudo, devi chiudere il gioco e riavviare. Ma me l'ha data vinta. Spero. Boni, sta caricando. No. Boni. No, qui ragazzi, io non reggo sta tensione. 20 minuti così non ce la faccio, eh. Per Dio. Fate punto esclamativo giveaway, vai. Poi se ne riparlo. Numero 16. Nartro terapa. Tutti sti cazzo di Terapagos, se li trovavamo ieri con Kyogre, li lavavamo via, raga. No. Calma. Allora. Anche questo c'ha Whimsicott. Yeah! Ho cagato addosso. Ciao Shadax. Grazie il 35. Allora, Rilla in Siamongus. Potrebbe essere un terapagante che vuole un attimo ragionando, eh. Ciao Diddy, abbiamo appena vinto una partita contro Terapagos Specs, col gameplay di prima ma solo senza crit di Close Combat, contro Susage. Ha fatto turno 1, Moonblast, crit and drop su Walking Wake, partita in salita, ma l'abbiamo vinta. Ora siamo sesti. Ok. Mi aspettavo Whimsicott. Mi aspettavo Rain Dance. Bene. Ci ho pazienza. Ci ho pazienza con tutti questi ragazzi. Mi aspettavo Calm Mind. Senza Mongus è piacevole. Vabbè.
Ciao web. Io potrei fare Icy Wind, Nitro carica su Whimsicott. Terra Turbo Schianto non basta. Vediamo se questo fa Tailwind, Rain Dance. Facendo queste cose mi può fare Taunt. Può fare Encore. Whimsicott lista chiusa è da codice penale, ragazzi. Ah, vento in coda dentro Among Us. È forte, eh. Vediamo se è cover clock. Sì. Che merda, veramente. Ti abbraccio forte, Mapek. Grazie Sam. Ciao Mazu. Seconda partita, siamo contro il 16, siamo sesti. Lo sapevo che buttava Among Us, ragazzi, però non posso rischiare di fare fuoco carica. Lo sapevo. Non posso rischiare. Cioè ci stava, lui faceva Zook. La Tailwind l'abbiamo installata bene. Nonostante Whimsicott effetto sorpresa. E ora lui fa Rage Powder, Terra Cluster. Sono abbastanza sicuro. Il
problema è che ho un turno di sole. Dovrei in Terraluster Specs e non mi fa impazzire. Però se faccio dentro Insi Count, lui è Kanda Fucked forse. Ciao Forrest, grazie del 16. No, Protect non è buono True Joker, perché ora lui... Uscì. Non può proteggere. E non può proteggere. Si è alloccato su Geoforce. Vabbè. Ovvio. A me gasa fare questa cosa. Mi garbo un sacco fa sta roba a me ora. Strana. È il secondo match, Grax. Il primo l'abbiamo vinto contro un gran giocatore, siamo contentini. Qui ha avuto paura di fake out Moonblast lui, però poteva ancora tirare. La Willow Wisp, vabbè. Figazzi. Confermo Specs. Allora, lui ha Ursh. Lui ha Ursh. Dobbiamo giocarla molto bene. Il flutter nostro non va buttato via. Lui deve ancora tirare. Ciao Velo. Se te la mongus, ragazzi, io non è che vinco, eh. Ve lo dico. Ok. Grazie Velo, grazie mille. Ottimo, siamo safety. Quindi questo va lì. E è buono portarla a meno uno, perché noi adesso abbiamo la possibilità di non morire di Aqua Jet. Perché c'è il sole e perché è a meno uno. E Aqua Jet non critta. Forse non critta. Il problema è che comunque ora lui può fare... Io posso fare vento gelato. Io provoco. Lui mi ammazza Flutter, no? Grazie, Giard. Non è una bella situazione.
Grazie, Gird. Non ha fatto una gran giocata, però. Scarf. Grazie, Gird. Ha fatto ben giocata, però purtroppo c'ha questa Mongus. Noi abbiamo giocato una partita in tre, ragazzi, perché siamo stati scammati turno 1, quindi è anche un miracolo che siamo qui, vi dico la verità. Forse abbiamo momentum adesso, vi faccio questa domanda. Grazie Batullo e Lugor. Grazie ragazzi. Lui ha Protect sul fungo. Non lo sappiamo, Didi. Comunque i quattro ragazzi che avevamo portati erano giusti. Bastava avere un pelino di culo relativo a non essere scammati da Fake Tears. Abbiamo giocato una partita in tre, letteralmente, e siamo ancora a giocarcela. Perché se quello di prima era palese che fosse Specs, perché c'aveva CU, Tornadus, eccetera, questo con Incirilla, Mongus, Urshifu sembrava un Calminder. Ora lui, Tera, toglie il sole, mi toglie la minchia di Oricalco. Ciao Xoni, bentornato! Sì, l'ho visto che sono dietro il timer, l'ho visto benissimo. Tanto la partita si chiude qui. Io non killo di cagata di turbo schianto. Vediamo, magari Bulkless. Ax! Attenzione! Attenzione, lui è Scarf, quindi no. Attenzione, ragazzi, Perché lui si va a loccare su Idroraffica. Contro un drago che se la regge. Abbiamo due turni schianto, ragazzi. Ce la facciamo. Io speravo in questo suo conflitto. Ma del resto non si può lockare su Close Combat, su Ghost. Capite perché ho voluto fare nitrocarica prima? Per in questa situazione essere più veloce di lui. Signori, una partita dell'oddio abbiamo fatto. Una partita dell'oddio. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. La minchia di Oricalco. Mi sento imbattibile! Tanta roba. In tre. Tre Pokémon sono venuti questa partita. Come 7? Ma non me l'ha aggiornata questa, ragazzi. Non ce l'ha aggiornata. Perché ero a 30 su 38 anche prima. E lui era il numero 16, quindi... Esce e rientra per l'aggiornamento.
No, andiamo a cercare una partita. Tanto non è sufficiente per arrivare prima. Se però magari si vince la prossima. Calma. Calma e punto esclamativo giveaway. Ciao Basil. Ti farebbe bene lo sportello competitivo. Abbiamo un avversario. 608. Un po' basso. Tre farigi tre Terapagos su tre, eh. Ieri Chiogre. Ok? Allora, ragazzi, CU Flutter Tornadus. Questa Sunny Day. Beh. Allora. Flutter Lead mi piace tanto. Flutter Walking Wake mi piace anche di lead. Ci esponiamo però un po'. Ciao MTB. Ci esponiamo un po'. Punto. Ah, Flutter Lead. Tocca tirarlo. Sì, non mi piace. Se butto dentro lui la lead un po' tipica, poi dietro posso mettere Insi, però se mi parte DCU ma non mi può disgarbare questa roba. Una lead un po' passiva aggressiva. Continua a allenarti, Esil. E cerca di, come dire, ampliare le tue conoscenze. Flutter CU, a posto. Ma. Ecco, questo ci fotte. Però lui ha Icy Wind, onda calda. Brutto, ragazzi. Allora, il segno di poi si direbbe: "Dè, ma hai fatto una lead del cazzo", e la lead ci ha fatto vincere prima. Però non mi aspettavo Flutter CU contro Coraidon. Ciao Rick e ciao Vagas. Dues. Bentornato, grazie ragazzi. Non posso entrare di Horizon perché se gli scureggi il cervello e fa Dazzling, insomma, non è top. Va bene. Abbiamo Scarf CU e Fake Tears Flutterman. Sempre un piacere. Scarf CU, bimbi.
Io se butto Coraidon lui mi entra DCU, il sol glielo metto io e fa Tailwind. Se invece entro di Among Us posso fare Terra. Buio. Spora a destra. E la Terra Dark copre anche. Il problema è che se lui non fa Tailwind ma fa Sunny Day, mi potenzia però la velocità e attacco prima del suo CU di merda. Sottolineo il di merda. La reggi una Heat Wave sottosole? Siamo anche bulky fisici e non speciali. Però Coraidon lì, ragazzi, non mi piace. Come mi posso cautelare? Con Forza Lunare a destra? Se lui fa Sunny Day, quantomeno vado prima. E si prova a cercare il drop. Qui era bellino avere Among Us era water. Godo. È a meno uno, eh? Avremmo retto. Però. Sì, sì, è Scarf, Didi, l'abbiamo visto. Delle random battle su YouTube, esatto. Scusa Didi, no no, giustamente qualcuno che lavora ci vuole in questo paese. Allora lui è a meno uno, no? Dietro c'è la Terapagos. Se io faccio kill CU spora, lui entra di Terapagos e io posso fare dentro Inzi. Diciamo CU comunque lo attacco. Ci leviamo dal cazzo. Lui va di Blinking Storm. Rinuncia al Tailwind per fare una Boreale a meno uno, perché ci vuole danneggiare Coraidon. Ha il suo senso. Per ora Coraidon c'ha il Pigna. Terapagos, Terra, via il sole. Dentro Inzi, Protect Among Us, Fake Out. Qui a sapere se lui è Specs o meno, ma io direi di sì. Allora, dentro Inzi, Protect va bene se lui con Tornadus non fa One Tour Wake Up. Altrimenti non va bene. Solita domanda. Abbiamo alternative? Ciao Midori. Potevamo anche lasciarci cadere
Among Us per rientrare subito e fare fake out con Raidon. Ma lui non è Specs. Cazzo, averlo saputo. Allora, lui deve dormire. È ciondolo, è ciondolo, è ciondolo, è ciondolo, è ciondolo, è ciondolo, è ciondolo. Gli ciondola le palle. Perfetto. Gli ciondola la palla. Allora, qui abbiamo bruciapelo spore. E lui fa one to wake up. Con Tornadus e Itta Bliquind. Signori miei, io... è una percentuale bassa, quindi la giocata mia è giusta. E il nostro avversario lancia la switch. Grazie, Ren. Capito, perché poverino, no? È quello che gioca Fake Tears. Abbiamo due partite da aggiornare, eh? Siamo qua. Ok. Ce l'ha aggiornate tutte e due. Eravamo a 38, ora siamo a 40. Vabbè, due partite vinte, siamo sei quarti da sette. Si è fatta ancora l'affare. Calma, siamo lì. E voi siete già un migliaio. Viador. Quasi quanto la Reg G, Viador. Hari. Tutte le volte che lo becchiamo ci scamma. Il signor Thomas Groville. Allora, ne parlavo prima con Didi offline. Secondo me... questo team qua, noi che giochiamo, perde da Tornadus, Calido, Rindance, Astral. Vediamo. Andiamo su torto. Ho ragione. Ari, sì, sì, è Groville, quello che si è ritirato, però. Gravuil. Gravuil. Molto difficile questo. Molto, molto difficile. No, non Rindance su Calido, Rindance su Tornadus. No, no, questo è molto difficile, Didi. È esattamente quello che ti dicevo prima. Questi, come pensi, partano? Vince un beitone. Cioè, che io ci possa fare sminchiosa, mi sembra abbastanza.
Cioè, dentro Farigi Raffin. Ok. Ciao Xenox, grazie al 31. Allora, Giuinzi va sempre bene. Ora lui c'ha un Bliquind, però. Dai, Kalidov. Figuramos. Lui è rimasto a prendersi la kill, raga, perché kill lì vuol dire comunque, cioè, gli conviene, eh. Ciao Ken, grazie al settimo. Ken, sei tu, fantastico guerriero. Che lui sia più 3 o più 2 a noi non ci fa sta grande differenza, ragazzi. Ai noi. Lui qui deve proteggere Kali, perché sennò si prende Shadow Ball. Per spaccare la sesh. Se soltanto ci avesse droppato. Se ci doppiava Fluttermin, avevamo Shadow Ball, bimbi. Questo era per coprire Clefairy in. Ciao Krista. Grazie. Quanto ci ha fatto Bimbi? Sì, se mi shotta Flutter mi aiuta, ma fino a un certo punto Diddis. Dai, dentro Clefairy Tera? Droppalo! Ehi. Il team di Wolfie è Sash, Terra Ghost e Upsychic, eh? Qui se mi cambi le carte in tavola, io ti voglio bene. Se modifichi la roba.
Se io entro di Among Us. Devo fare Protect. Perché se entro di Coraidon faccio Flutter più veloce sotto Rain, sotto Trick Room. Che schifo. Eh no, non ha la psico, amico mio, lo so. È vincibile, raga. Se mi fa fake out su Among Us, la vinciamo. Parola di Pardo. Non capisco perché non dovrebbe farmela, però. Fessura non protegge. Grazie, Dam. Non siamo messi bene lo stesso, ragazzi. Non fatevi mettere il fumo negli occhi. Guardate i turni avanti. C'è un Tornadus che farà Rain Dance, eh? Che io non toccherò con Coraidon e potrà fare anche Bliquind. Io qui faccio la kill, ma mi prendo anche un bel danno. Secondo me la perdiamo. L'abbiamo giocata magnificamente, però. È un matchup molto brutto, eh. È il matchup più brutto, probabilmente. Perché Kalidov in Cirilla classico lo maciuli. Con Rain Dance Tornadus, no. In più lui ha nascosto delle cosine che io pensavo non ci fossero, quindi... Comunque, vediamo. Ce la proviamo a giocare, è ovviamente difficile. Lui ora ha fake out, chiaramente, più Rain Dance. E dopo a Bliquind. Come si vince? Allora, Spora. Idrocarica. Così sono più veloce? Mi serve? Ah, fermi, perché poi vabbè. Ah, la vabbè. Ah, vabbè. Alla Madrid proprio. Vabbè, ce l'ha tutte. Protectless.
a saperlo, io vado in slagio. Chiaramente. E ti pare? No, ma non è una tech da best of one. Taunt, ragazzi, è giocatissimo. Perché è salito Mongus, quindi noi siamo abituati alla reg F. Abbiamo anche crittato. State buoni. State calmi. Più veloci. Siamo più veloci. Mi dispiace per Ari, ma la vinciamo. Non è max speed. Credo abbia contato. No, in realtà no, perché essendo che siamo più veloci, l'extra damage di turbo schianto sarebbe stato sufficiente. Ad ogni modo, nel dubbio, non sono uno che sputa sui crit versati. Prendere il poison quanto è utile. Adesso niente, ovviamente. GG Tomà. Tomà, in novembre I will... E non so perché dico questa cosa, perché non starà guardando, però magari qualcuno dice. November I will be in Japan. So, Elisabetto Maura, viva Tokyo. Peraltro, ragazzi, viaggione, eh? Viaggione, era Groville, era Groville. Niente, raga, noi si continua a vincere, ma siamo quarti. Cioè, non ci siamo. Siamo 4-0. Tre posizioni, 4 vittorie e 3 posizioni si è preso. Mi guardate Pokémon Home? Poi perdi una partita, ventesimo, però vabbè. Avevo fatto un partitazzo. Partitasso. Prima stavi 100 punti indietro. Ho capito, ma se ne vinte 4, di cui 16, 300, 130 e 600, tutti buoni, eh. Vabbè. Siamo qui, calma, calma, a godercela con questa reg G che desta molto interesse. Signori. Punto esclamativo giveaway. Vinci un gioco gratis su Instant Gaming. Ah, figlioli, ma io non vi ho detto una cosa importante, ve la dico subito. È cambiata la promo di NordVPN, che peraltro si è upgradata. Perché ora, oltre al piano biennale più 4 mesi gratuiti, siamo troppo forti, non troviamo l'avversario, avete anche 50 euro di gift card. Quindi, cliccate sul link, guardate di cosa si tratta. Però ora... io vi garantisco che con quello che spendete per fare il piano biennale, a parte viaggiassi Uri di per sé è una non spesa, ma poi ci risparmiate prenotando viaggi, voli, hotel, booking, o nel giro di 2 anni le farete due ferie anche voi. Numero 7.
Tu sei a 1787, il terzo è a 1805, il secondo 1810, il primo... Mi siamo tutti lì. Che gioia. Ah, belli questi team. Ecco, Rayquaza non è bello. No, non è bello Rayquaza. Rayquaza no bello. Rayquaza no bello. Rayquaza no bello. Rayquaza pupù. Rayquaza pupù, ragazzi. Solo contro il settimo, sì. Questa male, 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 male. Oddio, sempre. Diventavo un pessimista, ragazzi. Questa male, 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 male. Con la mossa fuoco e la mossa lotta non lo tocco. Calma. Lo sapevo. Figlio di Troia. Niente sole. Niente booster energy. Dio, non è Ray e Band. Ma è... perché Band è lui. Quell'altro sarà Scarf. C'ha Rain. C'ha Surging lì. Non ho modo di inventarmi niente, ragazzi. Bruttissima. Situazione bruttissima. Proprio non... Among Us lo posso portare... Dai, quasi proprio autoluse per questo team. Ovviamente. Buttiamo lui che abbiamo la Citrus, quindi quantomeno... Quanto ci fa... Cibianza. Vabbè, ragazzi. Terzo. Vabbè. Signori miei. Ciao Mara. Mara, Mara, Mara. Ciao Mara. Che vi devo dire? Chiedo proprio... No, True Joker non penso abbia sniperato. Dal momento che ce l'hai, la fai. Ciao Hernank, grazie il 7. Guardate, Urshifu Terragost in realtà ha grande senso in questo metagame. Però quanto gli vogliamo dare a essere buoni? 30%?
qui è sempre finita. Abbiamo un team interamente basato sul sole, sugli aumenti di velocità del sole. Troviamo Rayquaza Choice Band con un Shifu Scarf Terra Water. Ah, regà, che fo. Questa è proprio ingiocabile. L'avremmo potuta giocare se noi avessimo fatto Helping Hand. Turbo Schianto era un'ottima giocata su Shifu. Shifu muore. Io allora ho nuovamente giocabile con lui droppato. Perdo Coraidon, ma amen. Con lui droppato Rayquaza o Helping Hand Moonblast su Rayquaza, eh. Quindi attenzione, era estremamente ancora aperta. Sì, Alkai. È quasi Urshifu Scarf, non sono così comuni nel formato. No. Certo, è uscito il team con Rayquaza, l'abbiamo giocato anche noi, ma... da... diciamo, non è nei primi 10 team giocati, ecco. Ma non si attiva protosintesi con Rayquaza in campo? No, perché è come se non ci fosse il sole. Il sole c'è, perché se Rayquaza va via c'è, i conteggi dei turni ci sono, ma non c'è. Non l'ha contata, by the way. Vabbè, ora arriverà. Questa è proprio ingiocabile. Sono, come dire, sereno. Porco il clero, perché se vincevamo una partita, forse se la classifica era quella, si andava prima. Si andava prima. Poi lui da Cali Ice perde, da cosa, però io, è così. Sì, è una possibilità il Kai, è una possibilità. Però Walking Wake comunque spariglia tantissimo le carte, eh. Ciao Simo! Questa è una partita diversa perché c'è Raging Ball. Dobbiamo stare attenti. Questa è una partita diversa perché c'è Raging Bolt. Ciao Matti, grazie al 54. Azarius, come la superi? Che ti devo dire? È una partita in battle spot. Non devi mica limonarlo il battle spot, Topino. Se t'abbonavi doppiad, non c'era questi problemi, vedi? Allora, vabbè, qui pronti a reindance, veramente. Figuramos. Ho detto che non sarebbe una brutta idea. Però comunque Acque Crespe spariglia molto le carte. Ciao Coredlast, grazie del cinquantone. Attenzione.
Io non me le merito queste cose, ragazzi. Io queste cose non me le merito. Capito? Grazie Viu e grazie Lore d'Ambro. Sì, sì, è in cantiere il video rental. Stiamo lavorando per voi. Io queste cose non me le merito, ragazzi. Io queste cose non me le merito, bimbi. È chiaro, è certo. È certo, figuriamoci, no? Grazie Dark Humor. Grazie amico mio, livello 2. Io non me le merito queste cose, ragazzi. Io non me le merito queste cose. Poi miss the icy wind, capito? Lui ha avuto paura di missare Bliquin su Coridon e che io tirassi Turbo Schianto. Ciao Mirko! Stavo per dire, se c'ha Terapagos godo. Formaggio coi vermi, grazie ragazzi. Ok. Lui è a bu. Clap sotto sole, killa, sì.
bolide Life Orb killa, lo scopriremo fra molto poco, ragazzi. Ciao Tolo, grazie del 10. Ovviamente, no? Boia. Boia. Sì, sì, vince la visiera, come giusto che sia. Io ho terato per... se faceva Flare Blitz. Per killarmi avrebbe dovuto fare Drago Pulse. E non magari, che so, Snarl, Electrobeam. Si killa lui. Poi entriamo di Doraemon e facciamo... Flare Blitz su Insigne. Tra l'altro, togliendoci la Life Orb di Knock Off, noi non moriamo di rinculo, quindi si gode. E Rocky Helmet. Vinta, vinta. Sta vinta. Siamo a meno 2 senza Orb. Lui ci crede. Grazie Simone. Scommettete che è avveleno? Dio buono. Vi ricordo carineria su Coraidon, turno 1. Saetta è priority più 1. Redirection è più alta. Quindi chiaramente playerò su Coraidon, ragazzi. Io... va bene. Tutto è bene perché finisce bene. Questo era un merdone, ragazzi, eh. Questo era un merdone. Stiamo giocando bene. Il team sta anche girando bene, perché a parte il matchup proprio chiuso, a doppia mandata, autolose, impossibile da vincere. Sempre lì. Siamo sempre lì, ragazzi. Calma. Attenzione. È un'aria elettrica. Tatanka. Regala 5 abbonamenti, grazie Tat. Grazie ragazzi di cuore. Grazie, grazie, grazie. Boosting speed, Luchino. Grazie Tatanka, grazie veramente di cuore, ragazzi. Chi hai sopra di te? Sono dei vicini abbastanza simpatici. NordVPN, Topino, 76. Miraidon, Bundle. Bundle più Miraidon non è gustoso. Non è gustoso. Brutta. Non mi piace.
C'ha tante robe lui che... Dobbiamo trattare grande cura. Ragazzi, ma è 1:40 che siamo in live, in un migliaio, e mi sembra di aver cominciato 10 minuti fa. Che bello riscoprire il competitivo così figo. No, Gaina, non l'ho detto. Io qui cosa mi aspetto? Perché se è un Rage Powder, io faccio provocazione. Ciao, Fib. Grazie dei 2 anni. Ecco, qui non so proprio cosa aspettarmi, ragazzi. Vabbè, siamo alla follia. Qui siamo proprio alla follia. Ciao, The Black. No, no, raga, una partita normale non ce la possiamo avere. Qui siamo proprio alla follia. La mossa fire a cazzo di cane, vero? No. Perché? Polvorab, oh. Si fa tailwind per poi fa polvorab, ragazzi, mi sembra evidente. Crit su Volcarona, sono questi crit di cui mi nutro. Se l'aspetta, ci pensa magari Specs. Gelo pugno su Mongus. Ciao Prishields. Grazie mille. Ottimo, muore di Flare Blitz adesso. Ma fa gelo pugno, tanto con detto. Secondo me comunque lui sa il team, raga, perché se no sarebbe diventato debole Icy Wind.
Ho sbagliato a premere, ragazzi. Perché qui è Walking Wake dentro. Qui proprio ho sbagliato a premere. Mi dovete perdonare. Ho sbagliato a premere. Manci spiato il pollicione. Ho dato un... Bene, buttami Raidon lì che ti muore il campo sotto il culo. Bravissimo. Ti potevo fare spoiler. Cosa sta facendo lui? Ho sbagliato, raga. Vabbè. Non mi abbatto, vigilante, non mi abbatto. Cerco di mettere una pezza alla mia ditata. Ora va via. Campo e sole. Arriverà a fake out. Guarda, se è mai capitato di miscliccare a un torneo? Sì, mi è capitato al Nazionale 2011 in Top 8, dove andai a premere Tuononda invece di Fulmine, Thunder Wave, anziché Thunderbolt. Erano scritte uguali, praticamente uguali, su tastiere bianco e nero. Contro un Chandelure che mi fece onda calda su Tornadus single target in 1v1, se entra Fulmine vinco. E fece onda calda e rimasi a 8 PS. Se prende il burn perdo e non vinco il primo nazionale, non vado a San Diego, però mi iscritto. Quindi. Fu fantastico. Buono Volcarona. Se muore di... Se muore dopo. Di Flare Blitz. Noi qui tecnicamente abbiamo... Flare Blitz su Volcaminchia. Possiamo prendere la doppia hit, eh? Se faccio fuoco carica a destra e lui muore, non c'è più il sole, eh? Quindi non ho più Loricalcos. Facciamo finta che mi ci butta Miraidon qui. E lui non muore. Dopo a fake out con Miraidon, io non ho più la cacca di Oricalco. Sapevo che lui rimaneva. Ovviamente. Scarso, porco il... Ma come... Sei 76esimo. Ma che giocata fai? Che faccio? Idrovapore e... Turbo schianto. Doppia kill. Ma che giocata fai? Giocata indecente questa. Giocata indecente questa. Vapore... Turbo schianto, levalo Inzi, butta Enz, ti ricicli Inzi per un fake out, no? 76esimo. Partita persa per over T.
Thinking. Bravo me. Sono un fenomeno. Vabbè, l'avevamo visto come giocava, che non era propriamente un campione. Dietro c'è un Miraidon pieno, Diddy. Lui ora dovrebbe fare dentro Miraidon e fake out su Walking Wake. Mi torna? Mirato viene giù di Body Wake, sì. Un veleno. Avevamo vinto se facevo idrovapore a destra. Persa, ragazzi. Persa. Moriamo di orb, comunque non avremmo redirettato Ents, ma noi un Drain Punch l'avremmo anche retto, forse. Ma vabbè, i buoi sono scappati quando non ho fatto idrovapore per fare fuoco carica, ragazzi. In una partita dove il nostro avversario gioiosamente aveva Rocky Helmet, Tailwind, Rage Powder, Volcarona. Io li faccio vapore, muore Volcarona, Turbo Schianto, muore Inzi. Lui entra con due Pokémon, io ho un Redirector dietro, Protect, brucio il Fake Out, ha sempre perso. Ma come fanno? Non... Magari ha solo Knock Off. No, Diddy. No, vabbè, ragazzi, cioè... matchup molto brutto. Poi c'ha bundle, non porta bundle. Prisci, ho capito, però è così, scendo invece di salire. Che pazienza. Stiamo giocando bene. Io penso di aver già giocata bene, perché onestamente io quella giocata la rifarei 100 volte. Sei d'accordo, Diddy? Scusami, eh. Che cazzo faccio io lì? Devo fare un ricalco, via. Che un ricalco non è la mossa, è l'abilità. Dovevo fare turbo schianto. Devo fare turbo schianto. Ecco, questa è un errore. Sapendo giocare il team, saprei che fuoco carica lì non bastava. Per quanto in effetti no, non potevo saperlo, perché non potevo sapere che lui è un po' bulky su Volcarona. Più che altro il misclick lì, abbiamo perso un botto di momento. Però io, raga, è un po' legnoso questo controller. È un ottimo controller della Ori, però è un po' legnoso. Io infatti lo cablo, perché cablato c'ha meno input lag. E già abbiamo input lag di Elgato, si sa mai. Rosé. Bene. Ok.
Questo è il team con il quale dovrei aver girato YouTube oggi. Devo capire dalla disposizione dei Pokémon lui che terra era. Ma sì, calma, ma scherzi. Grazie spada. Calibelip come poco da. Come da programma. Grazie, il 17. Diddy, lo sai, secondo me questo non è un gran bel matchup. Topo Diddy. Allora, il team di Derbeste c'ha Flutter Specs. Quindi lui non dovrebbe sapere del taunt. È il matchup peggio in assoluto, dice Dizzy. Anche secondo me. Mamma mia. Cosa faccio io ora? No, secondo me da questo team non si vince nemmeno pagato. Sbagliato lead? Ma no, perché lead da Dinzi e da codice penale. Di Amongus pure, Farigi non serve un cazzo. Wow, wow. Non posso entrare di con nessuno. +1. Però Diddy, scusami, ma allora che team del cazzo è questo se perdi da Glacial Pelipper? Scusami. Ha vinto due tornei grossi, ma quell'altro ha vinto un altro torneo grosso dove probabilmente questo è stato giocato. L'aria è pesante ora. Questa.
Lui butta peli per qui. Se non muore qui è... E non muore, eh. Secondo me non muore. Questo è 35-40. Niente! Meno! No, straregge, ma sereno. Glacial, doppia kill, finita. Among... No, no, questa, no, questa non puoi vincere. No, che grande delusione. Che grande delusione. Il grande derbeste che perde da... E noi abbiamo Kryn e Sesh, quindi è anche meglio, perché abbiamo anche Taunt. Perché se lui turno 1... Invece fa Glacial, fa Trick Room, è peggio ancora. Questa... Ragazzi. Impossibile. Faceva di più Flabbit? No. No, ma Didi, c'è matchup di merda e matchup di merda. Questo è proprio... Cioè, lui preme Glacial. Lido di Farigiraf. Sono passivo. Glacial. Lido di Among Us. Sono passivo. Glacial, terra erba. Lido di Incineroar. Considerate che their best è all'assault best. Io gli ho messo Willow Wisp proprio per te. Però c'ha Pelipper. Che faccio? Butto dentro Coraidon e con Incineroar faccio fuoco fatuo? Per prendermi Glacial da Wispato, ma mi piglio Glacial? Oh. Impossibile. Vabbè. Peccato, poteva essere un team candidato per Stoccolma, perché anche per come stava andando la live ero rimasto sorpreso. Non vi nego che stavo dicendo, oh, cazzo, sai che Coraidon per Stoccolma gira bene. Su 9 round troverai 7 cali Ice Pelipper. Quindi, figurati. Senza considerare la percentuale di Willow Wisp di Willow Wisp. Certo, Rush, non gli metterei mai in mano... Sperando Coraidon non si gestiva meglio. E io che faccio? Era un Pokémon che diventa Fire sotto Rain? Questo nel late game, pensi non ci avesse Urshifu dietro lui? Weather Ball, Iron's Power. Cioè, no, non fa niente. No, no, raga, quando si dice chiusa è chiusa. Questa è doppia mandata proprio. Vabbè. Ad oggi porterei Kyogre a Stoccolma. Però, ragazzi, Kyogre... Origin Pulse. Capite? Origin Pulse. Mestrer, non è solo una questione di quanto fa tizio a Kyogre, quando da piccino si giocava con dinosauri. È una questione di incastri. Perché se lui mi parte per dire Urshifu Kali, con Pelipper dietro, va bene? Leva Kali, mette Pelipper, Surging... Viene giocato anche Terra Ghost, peraltro Urshifu. Cioè, no... Teddy. Kali Ice con O Sole. Peccato, mi stava gasando. Tipo, lui me lo aspetto Terra Fire. Ciao, Chicco.
Va bene, va bene, va bene. Sì, rush. No, non ti droppano. Punto. Comunque live molto positiva, perché abbiamo veramente perso solo esclusivamente da roba proprio autolose più... Vabbè, mi ride un volcano, cioè... Allora, anche questa abbastanza... Io infatti gli ho messo due ghost in lead. Non so se... Via, cacciaci Terrafire. Tanto c'hai Terrafire di sicuro. Quando un porta Mongoose c'hai Terrafire. Ciao RJ, tutto bene amico mio? Todo bien. No, non ci sto neanche più a scommettere, questo è terrafuoco sicuro. Quando fai Will o Wisp è Terrafire. Quando fai Spore è Terragrass. Però quantomeno ti prendi l'idrovapore. Problemone Cali Ice. Ciao Frozen. Male perché non riesco a fare più le mie live. Si riparte dopo il 12. No no, ma infatti non è sbagliata Cali Ice, pronti via. Io chiaro vedo Brute Bonnet, Torkoal. Posso anche pensare che lui voglia, no? Ci sta. Non lo critico. È proprio, secondo me, un po' un viziaccio di sto team. Lui se entra con Brute Bonnet è finita. Ah no, scusate, con lui è finita. Peggio ancora. E lui c'ha Glacial. Io ho già atterrato. Non... finitissimo. Sì ragazzi, siano lodate le liste aperte. Tra l'altro ora sono più veloce, quindi bolide, si direbbe bolide più crit di turbo schian, di turbo cacata qua. Io non sapendo di coaching ho pensato a togliere Man Shao, butta Redirector, che era Ogerpon o Brute Bonnet, ecco perché ci ho fatto Will o Wisp.
con coaching nel set che noi non sappiamo, ha senso che lui dia senso, scusate la ripetizione, alla presenza in campo di Mien Shao. A liste aperte è un pelo più facile, ma anche solo perché banalmente non gli faccio Willow Wisp turno 1, faccio fake out. Presa proprio di una banalità per lui, ma raga, secondo me sto team è fracassato a Cali Ice. Babbo. Di Blitz non muore. No, perché non siamo fuoco, è una mossa non stab. C'è il sole, ma non è stab. Abbiamo regalato gloria a Teddy, ragazzi. Bom, io mi fermo qui prima di trovare altri Cali Ice. Tanto comunque domani vorrà dire che partiremo top. Ah no, fermi, vediamo come si aggiorna. No, Cali Ice è un dramma. Ma lo sai perché ti dico che è un dramma, Diddy? Perché ti fanno una giocata sbagliata. Perdi. 19. Domani saremo 30-40esimi. Va bene, comunque saremo lì. Ragazzi, che vi devo dire? Ha un bel buco di Cali Ice. Stinson è già molto offensivo. Pardo, ma tu stimi 14, 16, 18, 20? Generalmente sì, non tutti i giorni. Tipo ieri ho fatto 14, 19, 30 tutta una filata. Allora, domani alle 18 io voglio rifare Battlespot, però cambio team. Domani voglio giocare Cali Ice. Signori, io vi ringrazio perché comunque siamo stati più di un migliaio anche oggi e tanta robina. Veramente, ricordatevi, essendo i primi giorni del mese, così lo fate subito e vi togliete il pensiero di fare punto esclamativo giveaway. Nonché, datemi una cliccata e soprattutto un'occhiata alla promo nuova di oggi di 9VPN, perché piano biennale, 4 mesi, più gift card a 50 euro. Quindi, ragazzi. Domani ho un controllo ai denti che mi ha saltato una touch delle mascherine. Ho proposto ad Axo, che però non mi ha ancora risposto, spero si sia svegliato, se si riesce a fare live alle 17, perché in caso dovrebbe essere live alle 17 con Axo e poi alle 21.30 di competitivo. Va bene? Un bacione con Saidonia. Si chiude la settimana col vuoto. Andiamo a fare un Rides. Frozen, il prossimo anno ti tocca, eh? Ti tocca venire a fare regionale, eh? Andiamo a fare un raid a Soto. In attesa che lo sbagnino, ragazzi. Un ragazzo dolcissimo. Andiamo dall'NVGC. Tutti, numerosi. Volete imparare come si gioca a Trick Room? Lui è il numero uno. Ciao, ragazzi. Ci vediamo domani. Forse 17. Male, 21.30 con Saitone. Ciao.